Cosa possono portarsi a casa le partecipanti e i partecipanti al TEDx Women di oggi? Ma la ricetta per la leadership non ce l'ha nessuno. Io ho dato qualche consiglio e soprattutto ho cercato di mettere a disposizione la mia esperienza. La leadership è fatica, è tanto duro lavoro, prevede inevitabilmente di andare contro schemi preordinati, andare anche contro quello che sono le logiche esistenti, prevede anche di avere persone che magari non apprezzano quello che fai, quindi se sei un leader avrai sicuramente dei nemici e quindi verrai attaccato, verrai messo in difficoltà. Avrai dei momenti di grandissima gioia, di successo, dove ti sembrerà che sei realizzato, che sei riuscito a portare a casa delle cose importantissime, e avrai anche dei momenti di difficoltà, di dolore, anche di disperazione. Il messaggio più importante che voglio dare oggi è quello che avere leadership per un periodo lungo di tempo inevitabilmente prevede dei momenti di difficoltà e bisogna essere resilienti, bisogna rimettersi in pista, utilizzare questi momenti di difficoltà anche per reinventarsi un nuovo segmento della propria vita. Quindi un antidoto c'è sempre per qualsiasi cosa, bisogna però innanzitutto volerlo, cercarlo. Sì, bisogna cercarlo, bisogna innanzitutto avere la certezza che l'antidoto c'è, è come la luce alla fine del tunnel che c'è e non è il treno che viene contromano, la luce alla fine del tunnel c'è per definizione, magari il tunnel è lungo, magari un po' più lontano, magari bisognerà aspettare un po', però c'è. Avendo questa certezza bisogna saperla cercare e bisogna anche saperla usare. Grazie. Grazie.